ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi una doppia recensione. Qualche tempo fa ho caricato un haul di libri a un euro, trovati da tutto un euro, e io già ne ho letti due di questi perché ero veramente tanto curiosa. Li ho comprati con proprio foga, leggendo solamente la lettera di copertina, quindi ho detto dai, sono piccolini, vediamo cosa ho combinato. I primi due che ho letto sono Marco Vichi, Buio d'amore, e Laurent Marshall, io ogni volta non riesco a pronunciarlo, Il figlio del drago. Da dove iniziamo? Da Buio d'amore, che è quello un pochettino più mi. Nel senso che Buio d'amore, scritto dallo scrittore fiorentino Marco Vichi, è una raccolta di racconti sull'amore molto molto particolare. Alcuni racconti sono abbastanza verosimili ed è proprio questa la bravura dello scrittore a rendere situazioni così verosimili alla portata di tutti, nel senso ognuno di noi potrebbe diventare in un qual modo protagonista di uno di questi racconti, cosa che ho gradito molto, mettermi nei panni dei vari protagonisti. Cosa che ho gradito un po' meno sono stati alcuni racconti, non dico inconcludenti, ma con un finale fin troppo aperto, che non davano nessuna direzione precisa, magari io non ho saputo leggere tra le righe, può anche darsi, ma diciamo è stato tutto molto altalenante in questo libro, perché alcuni racconti li finivo e dicevo boh, altri li finivo e dicevo meraviglioso. Quindi la grandezza di questo libro risiede proprio nel mettere alla luce di tutti racconti e storie molto verosimili, storie tutti i giorni, con un pizzico, diciamo, di abbellimento dal romanzo, dal racconto, e presentarli. Io non ho mai sentito parlare di Marco Vichi, magari è conosciuto più nel territorio toscano, non lo so, fatemi sapere, perché magari vorrei leggere qualche altra cosa sua, così giusto per farmi una seconda idea. I due racconti che mi sono piaciuti di più sono Araba e Il ritorno. Araba è la storia di un ragazzo che si innamora di una ragazza tunisina a Parigi, non posso dire più niente, un racconto di 10 pagine, cioè che vi sto a dire. E Andata e ritorno invece è un uomo che fa un bellissimo viaggio, bellissimo, con tutti i rischi e pericoli che comporta, per scoprire se mai la sua ex fidanzata tornerà. E anche qua non posso dire più niente. Gli altri, alcuni molto particolari, alcuni che rivelano diverse inclinazioni dell'uomo, decisamente. E forse la grandezza di questo libro, ciò che mi è piaciuto, risiede in questo: nel mettere sotto gli occhi di tutti qualcosa che è molto molto vicino a noi e che sinceramente sfido chiunque a dire ah, io mai, cioè no. Alcune cose davvero fanno riflettere molto, ma uno o due racconti non mi sono piaciuti nel finale, un pochettino inconcludenti, ecco, mentre alcuni sono abbastanza tosti. Ora andiamo a questo libro che, vabbè, addirittura, cioè, non so da dove iniziare. Iniziamo dicendo che in un libro dove ci sta un pirata, una nave e un'avventura, è mio, dall'Isola del Tesoro, ok, a Capitani Coraggiosi, ok, alla trilogia dei pirati di Valerio Evangelisti, a lui, al figlio del drago di Mara Shaw. Non lo so, io ogni volta continuo a pronunciare questo cognome sbagliando, mi dispiace davvero. Cioè io ho paura, una paura immensa a pronunciare male il suo cognome, perché l'autore, cioè io sono rimasta impressionata a imparare il francese solo per continuare a leggere i suoi libri. L'autore è già un pochettino molto molto particolare, nel senso che ha rifiutato alcuni contratti con la società moderna, e spero che non capiterà mai di vedere il mio video dove io non so pronunciare il suo cognome. Sarebbe una tragedia, cioè una tragedia personale. Il libro inizia con la notizia della morte del comandante chiamato da tutti Drago, ma che in verità si chiama Victor,
La notizia arriva alla moglie e a sua volta la moglie la dirà al figlio di 11 anni, Rodolphe, che non ha mai conosciuto il suo padre. La lettera arriva da un porto vicino Sumatra e il ragazzo per tutta la sua vita cercherà prima di allontanarsi dal padre e poi di ricongiungersi per capire cosa è successo a questo padre. Ma questo lo vedremo solo nella seconda parte del racconto. Infatti, la prima parte del racconto si apre con la storia di Victor. Victor è il padre di Rodolphe, appunto chiamato Drago, perché quando nacque il padre, soprannominato Drago, chiamò il figlio le prime parole rivolse al figlio, anziché Victor, un mio caro Victor, chissà che altra parola, disse il mio piccolo Drago. Quindi da quel momento, dal giorno della sua nascita, Victor fu sempre chiamato come Drago. A sua volta, Rodolphe verrà conosciuto come figlio del Drago, ma Rodolphe stesso non conoscerà mai Victor. La particolarità di questo libro è che Victor, il padre appunto di Rodolphe, prima di arrivare nella sua nuova casa, alla sua nuova vita in Asia, incontrerà Conrad, sì, Joseph Conrad, e a sua volta tutti e due incontreranno una notte di follie a Marsiglia, mi pare a Marsiglia, Rimbaud, quindi pensate un po' a quello che succede. Durante la sua vita Victor incontrerà più volte al suo passaggio Conrad e Rimbaud, cosa che capiterà poi anche al figlio Rodolphe quando andrà sulle tracce del padre. Ma non dico più niente. Questo libro mi è piaciuto tantissimo perché la scrittura è fluida, chiara e inoltre rievoca dei paesaggi e delle vicende veramente, veramente sensazionali. Cioè, io ho finito il libro e mi sentivo bene, mi sentivo veramente trasportata in quei luoghi, accanto a Victor prima e poi accanto al figlio Rodolphe, questa vita che, beh, ci cambia e ci trascina con lei, inizialmente non capendo dove, non sapendo come, e poi tutto si va delineando. Io ho adorato sia la figura di Victor che quella del figlio. Forse qualche appunto l'avrei fatto sulla condotta di Victor, ma è quello che dicevo poco fa. Questa vita che ci conduce solo lei sa dove. Quindi, Buio d'amore per me è un libro un po' più particolare. Mentre Il Fio del Drago, con questa brevissima recensione, io non, cioè, sono poi poche pagine, sono 140 pagine, ma ricche, ricche di sensazioni e percezioni che per chiunque ami le storie, ripeto, di vascelli, comandanti e avventure sui mari, non per forza di pirati, ma comunque con un sottofondo abbastanza da brigantelli, ecco, lo consiglio tanto. Dopo queste due brevissime recensioni, io vi do appuntamento al prossimo video e buona giornata. Ciao!